è una presentazione Eurocart, precedenza all'ambiente. Cornelio Vicentino. Un operaio in conceria ad Arzignano salvato grazie all'utilizzo del defibrillatore. E pensare che i vandali hanno danneggiato sabato quello del Palasport a Vicenza. Teatro Olimpico, installati nuovi impianti di rilevamento fumi e segnalazione incendi, ma servirebbero 8 milioni per il piano di recupero. Ragazzi, forse minorenni, protagonisti di furti nelle abitazioni nel quartiere di Laghetto. La provincia ha deciso di eliminare i fax dalle scuole superiori e di comunicare con gli studenti solo via internet. Il lago di Fimon, noto per le acque infestate dalle alghe, ma che spettacolo! La vita sott'acqua. Lega Pro, il Real Vicenza è già al lavoro agli ordini di Marcolini. Il Vicenza ha presentato l'attaccante Spiridonovic e acquistato il portiere Bremek.